collaborazione con Buonasera e buon venerdì santo dalla redazione di Top Volley. Torniamo in onda in diretta in questo giorno particolare per continuare a parlare di pallavolo. Siamo in pieni playoff, sono terminate anche le coppe europee, ma faremo il punto anche sul campionato femminile. Grazie immediatamente ai miei graditissimi ospiti, ben ritrovato al numero uno, dai, facciamo così, della Zinella, Paolo Penati. Ciao Paolo, se no tutte le volte devo snocciolare tutto quello che sei. Mi associo al buon venerdì santo, è molto ecumenico quello che hai detto, però adesso siamo in clima di nuovo Papa, siamo tutti ecumenici, quindi. E ne parleremo del nuovo Papa insieme a Natalia Brussa, benvenuta, ciao Natalia. Buonasera a tutti. Giocatrice del Volley 2002, di nazionalità argentina, anche se gioca con passaporto italiano per quanto riguarda appunto la parte sportiva, e so che è una grande tifosa del nuovo Papa. Sì, assolutamente, sì. Al suo fianco c'è l'allenatore dell'Atletico, l'MT Atletico di Serie B2 femminile, ma soprattutto selezionatore della squadra provinciale della FIPAV Bologna, nonché formatore per quanto riguarda gli prossimi allenatori. Benvenuto a Luca Pallatini. Ciao coach. Ciao, buonasera. Ho detto tutto? Hai detto tutto. Hai capito perché ho stretto con te, Paolo? Perché avevo un curriculum. Sì, perché sei così lungo lui, io che ho 50 anni di carriera, ho dato una spinta dal consigliere federale in giù, va bene. Stasera ho dovuto un po' stringere. Allora, entriamo subito nel merito, ormai manca davvero poco per quanto riguarda i playoff femminili, le ultime due giornate, che però per quanto riguarda il Volley 2002 sarà un'unica giornata sabato prossimo, domani infatti si riposa. Natalia, direi che da dicembre tu sei arrivata dopo la chiusura di Modena, però diciamo che più o meno dal prima del tuo arrivo a oggi hai giocato praticamente una settimana sì e una settimana no, sì. Cosa che non sta aiutando a trovare il giusto ritmo. No, assolutamente, a livello di gare, poi noi comunque ci stiamo allenando tantissimo e quello per noi non cambia. Ci manca la gara, ci manca quello che a noi, diciamo, definire quello che è il nostro gioco d'allenamento. Però penso che è anche per quello che so in queste ultime settimane è aumentato il gioco, si è alzato il livello, quindi sono molto contenta, anche perché forse un po' di merito di questo anche ce l'ho io e anche l'altra ragazza Tina Lipicer che è arrivata, quindi sono solo contenta. Un po' visto i tuoi tabellini, no, modesta, perché direi che hai dato una bella svolta al gioco della squadra di Beltrami. No, ma ci mancherebbe, io dico sempre che a me piace questo sport, io mi diverto e con le ragazze, come ho detto dall'inizio, ci stiamo trovando benissimo a livello di gruppo, si sta bene, si diverte in campo, si sorride, e quindi io penso che questo fa anche il rendimento di ogni persona, di ogni giocatrice, e quindi io spero soltanto di poter continuare a aiutare in quest'ultima fase, che è la parte più importante che abbiamo. Sì, anche perché il campionato non è assolutamente finito. Per chi, credo che siano davvero pochi, non conosce il curriculum di Natalia, ve lo vado a ricordare. Natalia l'anno scorso è stata protagonista con la Santa Croce della promozione in Serie A2, è stata davvero una delle giocatrici fondamentali, lo dico io così questa volta non lo dici tu, okay. Ma soprattutto mi sono scritta a quelle che sono state le annate: 2009 campione d'Italia, 2009 Coppa Italia 1, 2008 Supercoppa Italiana, 2008 Chef Capo, 2008 nuovamente campionessa d'Italia, quindi due tricolori da quando sei arrivata qui. Nel nostro territorio. Quei due anni a Pesaro sono stati veramente eccezionali, parlavamo prima con lui che abbiamo fatto una cosa molto bella, perché siamo partiti non con dei nomi stratosferici, però abbiamo fatto due anni incredibili, quindi questi sono sicuramente quelli che rimangono di più. Poi è una squadra molto giovane, quella del Volley 2002, l'abbiamo visto, l'abbiamo anche seguito in queste settimane, così ne parliamo anche sia con Paolo che con Luca di quello che è l'importanza di crescere dei giovani, mettendolo però di fianco delle giocatrici tanto esperte, tanto già con il curriculum formato, che comunque hanno fatto esperienza anche all'estero, che quindi possono aiutare gli allenatori a crescere queste giovani. Anche tu come atletico, Luca, hai una buona miscelanza, sì, no? Tra esperte e giovani? Sì, è una squadra con un po' più esperte quest'anno rispetto a quello che era l'anno scorso. Comunque c'era una promozione comunque da gestire dall'anno scorso, giusto? Due anni fa. Sì, cioè appunto sì, lo scorso campionato. Sì. La squadra si è invecchiata un po' negli anni.
Comunque adesso la tendenza è quella di mettere sempre più giovani all'interno delle squadre, un po' per il discorso economico che c'è in giro, che alla fine fa spendere meno soldi, ma crea un movimento che porta alla crescita dei giovani, che diventa la cosa fondamentale adesso. Anche in Serie A ce ne sono tante che sono state inserite, ragazze del 94, le Bosetti si conoscevano già, la Chirichella che è stata inserita a Pesaro sta facendo molto bene. Ci sono tantissime giovani che stanno trovando più spazio anche in Serie A ed è una cosa molto buona per il movimento. Paolo, visto che tu segui anche il calcio, hai visto le nuove regole che ha imposto la Lega di Serie B per i prossimi campionati, che obbligherà veramente a schierare tanti giovani, ci sarà anche l'abbassamento del tetto salariale, ma soprattutto il rilancio dei settori giovanili. A proposito di calcio, perché sei vestita bianconera questa sera? Perché in questo è studio il colore della prossima blu? Primavera! Ah, vabbè, guarda. Lo sai che non sei col calcio, anzi dovrei essere biancorossa se proprio volessi attenermi a... È un po' che ti sto osservando, sai, sei il cartellino giallo. Dovrei essere biancorossa, lo sai, che hai sbagliato, un verso Torino. Lo so, bene, vabbè. Il Veneto, quindi... Per rispondere invece seriamente, al di là del colore della tua maglia, diciamo che mi sembra il passo giusto effettivamente, anche se il buon Galliani ha già detto assolutamente questo in Serie A 1 non si potrà mai fare, eccetera, ha preso le distanze in modo esagerato perché questo teorico salary cap lo diffonde su tutto il movimento, se no è assurdo che ghettizzi ancora di più la Serie B rispetto alla Serie A. Ma a livello di pallavolo... E la pallavolo, per portarci appunto al nostro campo, mi sembra che insomma si sta, io credo, sì, organizzando da sola, ma in modo diverso, senza avere questo squilibrio enorme anche tra 1 e 2, perché mi sembra che ci sono partite, livello che sia abbastanza, non dico simile, però insomma che possa ricordare, mentre invece nel calcio c'è un abisso. E come si fa a fare questo livello abbastanza simile? Lo si riesce a ottenere col fatto di questo blocco delle retrocessioni, praticamente è stato un sistema molto più, penso, più praticabile che di bonificare un po' tutta la contabilità, su questo senza nuocere poi lo spettacolo, il pubblico, e vedo che ci sono dei playoff sono interessantissimi, quindi credo che il movimento sia stato molto giusto. In più la pallavolo credo che abbia un passo in più, perché questo fatto della moralizzazione dei conti credo che venga anche un po' spontaneo. E chi non aveva i conti moralizzati, a proposito di sta qui alla mia sinistra, credo che abbia pagato un po' pegno durante l'anno, e quindi c'è stata una pulizia di bilanci, così, che è stato un po' spontaneo, oppure chi ha fatto uno spontaneo passo indietro come la Zinella, che ha fatto delle scelte più corrette in sostanza. Quindi come al solito la pallavolo si distingue, insomma. Credo che anche la Lega Pro però l'anno prossimo abbia il blocco delle retrocessioni, tanto per chiudere il discorso calcio. Chiediamo anche a Marco Garuti in regia se riesce a collegarci con Lorenzo Dallari. Natalia, vuoi affrontare rapidissimamente quello che sono stati i brutti mesi che hai passato a Modena, nel senso che poi ti hanno proiettato in questa nuova realtà, però un po' di scoria avranno lasciato per tutti i magoni che avete dovuto... Ma guarda, sono stati mesi lunghissimi, sono stati... Non voglio parlare tanto perché sono... Ma a parte la situazione societaria, che non mi sembra neanche opportuno visto che non c'è... Però avete avuto la possibilità anche di giocare in Europa, è stata un'ulteriore esperienza, una squadra che era stata costruita con velità molto forte anche sul campionato. Sì, sicuro, abbiamo fatto quello che si doveva fare, c'era un bellissimo gruppo, c'era un gruppo con altissimo livello, quindi siamo riusciti a fare in campionato quello che ci avevamo previsto, siamo riusciti a giocare anche le Coppe Europee, come dici te, però vabbè, alla fine il dunque non è stato... Ma in Europa che livello hai trovato? Il fatto che tante nostre giocatrici siano andate anche all'estero, tanti nostri allenatori, ha alzato il livello degli altri campionati? Sì, sicuramente, sicuramente. Noi abbiamo giocato delle tre coppe che si trovano in Europa, l'ultimo livello, e quindi all'inizio i primi passi della competizione non trovi tutte squadre di tantissimo livello, però nel senso, io so adesso, vedendo anche Azerbaijan, la Russia, Turchia, le squadre crescono, si è visto anche nell'ultima Champions League che hanno fatto un paio di settimane fa, il livello dell'estero sta crescendo tanto, per dire che sicuramente già è un livello molto diverso a quello che c'è in Italia. Intanto la notizia di oggi è che Guidetti ha rinnovato per altri 2 anni e resterà in Turchia, tanto per parlare di nostri allenatori anche della zona, che stanno facendo molto bene. Luca, che situazione invece hai a livello dei prossimi allenatori, visto che tu segui il primo grado in questo momento, giusto? Sì, seguo gli allievi allenatori e i primi gradi, quindi l'allievo allenatore è il primo scalino, quelli che vogliono diventare allenatori. Abbiamo sempre una grande affluenza, nel senso che
in tutti gli anni siamo più o meno sempre su 35 iscritti al corso allievo allenatore. Ricordo solo della provincia di Bologna. Solo della provincia di Bologna, esatto, e c'è molto interesse. Poi per il primo grado siamo a una media di 15 iscritti ogni anno, per cui stiamo lavorando molto bene e adesso abbiamo introdotto anche come corsi di aggiornamento la preparazione psicologica relativa alla gestione dei gruppi, con la dottoressa Claudia Fiorini che ci sta dando una mano in questo, che collabora anche con Anderlini e Giovoli di Reggio Emilia. Stiamo cercando di dare... Ex giocatrice, poi credo, anche esperienza di campo. Ha dovuto smettere per un infortunio al crociato, però adesso si sta dedicando a pieno alla formazione degli allenatori e alla gestione dei rapporti con le giocatrici. E quindi anche sotto questo versante stiamo cercando di colmare le lacune che ci possono essere nella gestione soprattutto delle giovani, che diventa la cosa fondamentale, perché il problema grosso diventa che quelli che escono dai corsi allenatori spesso si trovano a dover gestire atleti che sono in fase di formazione, e questa cosa, se non hanno la giusta preparazione, può creare dei problemi che poi si ripercuotono sulla crescita dei giovani, per cui stiamo cercando di fare il possibile per riuscire a far uscire persone dai corsi con la massima preparazione possibile. Anche perché poi c'è il certificato di qualità, vero Paolo, a livello di settori giovanili da continuare a cercare di ottenere. Vediamo se è d'accordo sull'introdurre la figura dello psicologo nei corsi per allenatori anche Lorenzo Dallari. Ciao Lorenzo, benvenuto. Ciao, ciao Laura, buona pallavolo a tutti. Sono d'accordissimo con tutto quello che avete detto. Ti piace quindi questa iniziativa del Comitato Provinciale di Bologna di inserire queste lezioni tenute da una psicologa? Assolutamente sì, lodevole, è un aspetto fondamentale nella gestione del gruppo, quello psicologico, insomma, nella pallavolo, nello sport, nella vita, nel lavoro, perciò assolutamente lodevole. Come tu ben sai, qui ho a parte Paolo che è il nostro opinionista fisso, questa sera c'è sia Natalia Brussa che Luca Parlatini che appunto segue anche la formazione dei prossimi allenatori. Abbiamo fatto il punto un attimo sul campionato mentre non eravamo ancora riusciti a collegare con Natalia su quello che è il campionato femminile. È andata male a Piacenza domenica scorsa, femminile, è andata invece bene alla maschile e è arrivata a questa coppa. Allora, Piacenza femminile, la Rebecca Nordmeccanica è l'ultima vittima designata di quell'assurdo golden set che è applicato in questo modo, tante volte abbiamo criticato Laura, nel prossimo anno cambierà, però deve leccarsi le ferite Piacenza. Dobbiamo anche dire che il calendario non l'ha favorita molto sicuramente, perché l'ha costretta ad un tour de force, perché pochi giorni prima aveva giocato la Coppa Italia, la finale peraltro vinta a Varese, poi ha dovuto giocare il campionato, poi partire per la Russia dove ha giocato la finale di Challenge Cup. Qualcosa di non perfetto sicuramente in tutto questo, cioè gestire 10 giorni così importanti quando avrebbe potuto essere un po' evitata la situazione, traduco, cambiando il calendario della Coppa Italia, insomma deve far riflettere. Brava invece Piacenza maschile, la Coppa degli Or l'ho vista domenica, ha giocato benissimo. Luciano De Cecco, miglior giocatore, con 3 vecchietti intorno, formidabili, Samuele Papi, Risto Zlatanov e Alessandro Fei, hanno giocato benissimo, attenzione perché Piacenza, se gioca così a pallavolo può essere la mina vagante dei playoff, che stanno già regalando sorprese, come conferma la vittoria del tie-break di Latina su Macchiarà. Abbiamo proprio le immagini della premiazione di Piacenza, come l'abbiamo ampiamente anche ricordato, una giornata speciale perché c'era il Bovo da ricordare, sono riusciti Zlatanov e i suoi compagni ad alzare questa coppa, poi avremo anche le interviste proprio in questa giornata sotto la curva e la maglia dedicata al Bovo, quindi emozione su emozione. E stiamo a parlare però un attimo di questo calendario, Natalia e Luca oltre che Paolo, può avere, come diceva Lorenzo, e che io condivido sinceramente come idea, aver penalizzato le big del nostro campionato che sono trovate nel giro di 15 giorni sballottate tra finali di Coppa Italia, turni da recuperare, ci sono state le finali europee, cosa che magari insomma, si poteva guardare con un attimo più di attenzione a una programmazione più attenta, magari sì. Diciamo anche partendo da gennaio e non concentrare tutto. Sì, sì, sicuramente, queste sono cose che però alla fine, nel senso, te li trovi durante l'anno e devi anche te riuscire a essere al top. Sono cose, come dicevano, che non sono il massimo. In 10 giorni giocare tutto questo, cose importanti come la Coppa Italia, la Coppa Champions.
Capita, quindi dispiace anche per questo Golden Set che loro hanno giocato. Io ho visto la partita, quindi dispiace, dispiace. Sicuramente non sono trovate in una settimana molto bella a finire questi 10 giorni belli, però vabbè, complimenti comunque perché lo hanno gestito della miglior maniera possibile. Che cosa significa arrivare in questa fase della stagione con magari giocatori già stanchi, con un percorso già fatto? Addirittura Piacenza, mi sembra, non so, no, l'anno prima, 2 anni fa, si era radunata il 25 di luglio con Lorenzetti, quindi davvero sono stagioni lunghe, quasi appunto calcistiche, come dicevamo prima. Magari qualche infortunio e poi invece essere proprio nel momento della pressione massima. Quest'anno addirittura i playoff, come ben sapete, non si giocherà con una finale unica, ma spalmata su 5 giornate. Luca, Paolo, Lorenzo, No, dico Natalia. qualcosa io perché secondo me forse è il caso anche un po' di sfatare questa leggenda metropolitana della stanchezza, dell'accumulo degli impegni, eccetera. Io sinceramente non la vedo tanto così. Mi sembra molto di estrazione calcistica questa scusa che si trova sempre. Sono stanchi, hanno giocato 2 partite alla settimana, i calciatori 90 minuti, 180 minuti in 7 giorni, accipicchi come sono stanchi. I pallavolisti credo più o meno uguale, cioè stiamo parlando di atleti, allenatissimi, eccetera, quindi mi verrebbe da dire che quando la preparazione è corretta, magari la stanchezza del viaggio, probabilmente, questo sì, però gli impegni concentrati, specie se vincenti come nel caso di Piacenza, ti possono dare anche l'effetto contrario, una trance agonistica, un furore, un'inerzia positiva. Per cui io direi che i calendari sì, vanno comunque diluiti, eccetera, però non. Nel caso di ragazzone come la Busto, di ragazzi di 1,90, di 2 metri, eccetera, credo che anche fare 2 o 3 set, poi spesso tutti i centrali che manco più sudano adesso col libero, credo che veramente non si possa dire che almeno quando si perde il Golden Set, ahimè l'hanno vinto, hanno meritato quegli altri, non è stato proprio il destino cinico e baro, insomma, cerchiamo di anche essere. E lo dico io che tuttora gioco, quindi sono allenatissimo e so che la fatica non si sente quando si è Vabbè, però allenati. mentalmente magari è proprio avere pressioni su pressioni. Coach, può essere vista così, può essere letta così. Sì, ci sono vari aspetti, nel senso che conta molto la preparazione che si fa, il calendario lo conoscono e quindi si preparano di conseguenza. Ci sono delle situazioni tipo la loro dove giocano poche partite, quindi devono riuscire a tenere alta la concentrazione. Altre situazioni, come invece quella che ha vissuto Piacenza, che aveva degli impegni molto importanti in tempi ravvicinati, per cui magari c'era un po' stanchezza fisica, ma compensata dalla carica agonistica che si ha quando si giocano queste competizioni. Per cui. E poi quando si arriva a 40 anni come Samu, vero Lorenzo? E si può ancora alzare una coppa, vuol dire che se uno si sa programmare non solo nell'arco della stagione, ma di tutta la carriera, probabilmente anche a 40 anni, può ancora fare la differenza. Samuele, domenica gli ho fatto i complimenti, l'ho abbracciato, lo conosco da quando era bambino, compie 40 anni il 20 di maggio. Ha fatto dei blockout, dei mano fuori, da manuale, cioè da video filmare, da mettere lì, da insegnare ad un corso allenatore, visto che state parlando di questi, oppure anche quando si fa la videoanalisi delle partite in preparazione di una prossima sfida, si può prendere qualunque giocatore, anche a livello internazionale, anche i più bravi, e dire dunque allora stai attento, nel momento decisivo il mano fuori si gioca così. Samuele, 12 trofei europei, 25 in carriera se sommiamo anche scudetti nazionale, 4 Olimpiadi, 4 medaglie olimpiche, 2 d'argento, 2 di bronzo. Devo dire che insomma, 361 volte vestita la maglia azzurra. ma basta questo, Laura, basta questo per dire che è uno grande. Un altro aspetto importante che volevo evidenziare: Samuele ha iniziato a giocare a 17 anni a pallavolo, cioè non ragazzino, e perciò visto che si parla di avviarli tecnicamente alla pallavolo quando sono giovani, è discussione che ho anch'io con l'allenatore di mio figlio, che vorrebbe che si iperallenasse a 13 anni. No, non è. Andrea Lucchetta, miglior giocatore del mondiale nel 90, ha iniziato a 17 anni, Andrea Zorzi ha iniziato a 16, Samuele ha iniziato a 17. Se uno è buono, ha talento, diventa un campione. Lorenzo, stavamo però parlando a microfoni spenti con Luca, che è diventato papà 9 mesi fa, che ha già messo in mano. No, Congratulazioni. nipotina, Ah, la nipotina. nipotina, scusami, infatti, però mi hai detto con la mia, allora avevo capito la tua lingua. No, no. Avevo perso un pezzo, però vabbè. Allora, con la nipotina, la sta già con 9 mesi, stiamo scherzando Sì, ovviamente, le ha sì, sì. già messo in mano il pallone. Allora aspettiamo un attimo, aveva ragione Natalia a dire: fatela crescere con le Barbie, poi fra qualche anno passiamo alla rete. Sì, aspettiamo. Ma è tuo nipote perché sei nonno? No, 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 è come zio. Stavamo parlando Zio, della zio. mia di Zio, zio. nipotina e lui ha parlato della sua, non ci eravamo No, capiti. aspettiamo A 80 anni allora. mi porta bene. No, no, è Facciamoli molto giovane Luca. divertire.
Laura, dimmi. Facciamoli giocare, facciamoli divertire, facciamoli innamorare della pallavolo. Allora, facciamo così, Lorenzo, diciamo che Berruto non potrà prendere Samu come testimonial del 3 contro 3 under 13. Se vuole sì, perché è un esempio di longevità incredibile e il 3 contro 3 lo gioca bene. Ma se si vuole fare come Paolo Penazzi, che gioca ancora a 32-33 anni, bisogna iniziare a votarsi. Giusto Paolo? Giustissimo, effettivamente. È proprio così, ma nella tua analisi hai spiegato il fatto perché lo chiamano fenomeno Samuele Paoli, sì, effettivamente sì. Veramente è un fenomeno, è assolutamente da dire. E poi finalmente un contrattare a Totti, perché tutti questo Totti che gioca 40 anni, no, da 37 mi sembra, quindi noi abbiamo anche di meglio rispetto a Totti. Ne avevamo già avuti, c'erano già stati degli esempi. Dovrebbe invece aver chiuso la carriera, almeno agonistica, ad alto livello Marco Meoni, ma ci ha promesso nelle prossime puntate di essere nostro ospite, quindi cercheremo di capire il Meo che intenzioni avrà. Andiamo invece a parlare delle nostre giovani, perché abbiamo comunque delle nazionali cadette che stanno giocando negli europei, inizierà domani questa avventura azzurra. Lorenzo? Sì, allora, squadra interessante, molto interessante, il movimento femminile italiano è eccellente, ormai lo abbiamo detto più volte, la pallavolo parla donna, tutto declinato al femminile, quasi 80% tesserate sono fanciulle, però evidentemente c'è un bacino molto interessante dal quale attingere, ci sono ragazze molto forti. Un altro aspetto importante, specchio dei tempi, è una nazionale multietnica, ci sono ragazze di colore fortissime, c'è una giocatrice di cui sentiremo parlare, si chiama Malinova, è la figlia di Malinov, Atanas Malinov, che per tanti anni è allenato in Italia, ha vinto anche lo scudetto con Bergamo, sua moglie, la Malinova, la mamma della giocatrice, è stata protagonista del nostro campionato, gioca ancora più di 40 anni, anche lei 45 anni gioca ancora. È una squadra molto interessante. Devo dirti anche che l'altro giorno ho visto l'allenamento del Club Italia Femminile a Centro Pavesi di Milano e una ragazzina del under 18 più o meno di colore l'ho vista toccare, attenzione, 3,45. Quindi una buona prospettiva. Anche Natalia è rimasta stupita. Brava. No, fa paura Laura. Prossima volta giuro che la filmo e ve la porto. Allora, fisico alla Fiona May, ecco, per capirci, Fiona May, una roba filiforme, una gazzella, cioè la pallavolo femminile sta veramente vivendo un'evoluzione anche dal punto di vista fisico formidabile, di questo siamo veramente molto contenti. Speriamo che le ragazzine, le azzurrine, insomma, ottengano un bel risultato, perché se lo meriterebbero. Poi ci sarà anche la nazionale pre-juniores maschile, che invece giocherà dal 12 al 21 di aprile. In questo caso ci sarà il figlio di Sartoretti tra i convocati, tanto per parlare di figli d'arte. Coach, parlare di queste giovani così con prospettiva è sicuramente interessante, però non si rischia poi di mettere veramente troppa pressione? Sì, bisogna vedere anche le atlete giovani se si sono già sviluppate, quindi sono precoci, oppure sono atlete che sono forti in questo momento e hanno un percorso di sviluppo ancora molto aperto, perché il rischio diventa quello. Ci sono delle ragazze che sono molto forti, magari a 14-15 anni, ma perché hanno già avuto un loro sviluppo fisico, per cui dopo la crescita non è così matematica che sia esponenziale, per cui bisogna stare attenti a quello. Prima Lorenzo parlava della Malinov, lei addirittura gioca schiacciatrice in B1 nella squadra di club e sì, fa il ruolo di palleggiatore, quindi ha un doppio ruolo, e in nazionale sì, gioca palleggiatrice, e quindi è un'atleta che ce ne sono poche di questa caratura, e sarà la futura Lobianco. Neanche l'universale Andrea Gianni di allora, che era universale, è arrivato a giocare sia palleggiatore che schiacciatore. Natalia, invece, a livello di Argentina, visto che tu tutto il percorso iniziale della tua carriera l'hai fatto nella tua nazione, qual è la situazione? A che età si inizia più o meno a giocare? C'è più maschile, più femminile? Insomma, credo che la nazionale argentina maschile qualche pagina della storia l'ha scritta insieme alla nostra. No, sicuramente, se parliamo a livello nazionale, la nazionale maschile, come dappertutto, è un po' di quella che ci ha avuto più attenzione, più sviluppo, e quella che, come dici te, ha avuto sicuramente, ha scritto più titoli che la femminile. Il nostro stava cominciando un percorso molto buono, siamo andati al mondiale del 2002 in Germania,
Dopodiché, con un po' di crisi economica, al paese non andava molto bene, quindi tutto il settore femminino della nazionale è sparito. Tante giocatrici sono venute in Italia, come me e altre hanno avuto la possibilità di fare il passaporto argentino, quindi che questo vuol dire non poter partecipare più alla Cioè, nazionale argentina. non il passaporto italiano, non argentino. Sì, passaporto Ah, italiano, sì, ok. scusate. E quindi un po' è calato. Adesso io so, anche perché seguo, c'è un nuovo movimento, stanno cominciando un'altra volta, ci sono delle giovani molto promettente, delle giovani che stanno già giocando anche all'estero. Quindi questo sicuramente è una cosa molto buona, perché in Argentina non c'è questo di la pallavolo la facciamo come lavoro, come può essere qua. Là è tutto amateur, tutto perché ci piace giocare e perché riusciamo a farlo. Quindi avere la possibilità di creare queste giocatrici penso che è una cosa molto interessante per il paese. Paolo, tu hai avuto grande esperienza con gli argentini l'ultimo tuo anno di A2, avevi praticamente metà nazionale qua, in effetti poi sono ragazzi che si sono un po' persi, sembra, a parte Facundo Conte, che sta giocando sempre ad altissimi livelli, però gli altri mi sembra che da Uriarte in poi tutta questa carriera non l'abbiano fatta. Sì, è vero, forse gli manca un po' la costanza perché sono latine, hanno un carattere bellissimo, sono tutte persone stupende, però magari forse lo sforzo continuato, eccetera, in un paese freddo come la Russia, eccetera, dove sono tutti campioni per forza, perché si annoiano anche, devono fare essere palestra per forza, magari in Argentina che è un bel paese, può darsi che alla fine un po' ti viene voglia di essere un po' più, così, più alla portata, più la percentuale del divertimento probabilmente, quindi forse può anche essere questo un motivo così parapsicologico per cui la nazionale argentina non è che abbia fatto mai degli sfracelli, poi gli è sempre mancato un opposto di ruolo soprattutto, hanno sempre inventato degli opposti un po' difficili. Devo dire però che è un piacere sentirla parlare, perché effettivamente cioè, l'idioma misto argentino-italiano, che cozza, dice, è una cosa bellissima, veramente sono tutte belle persone aperte, insomma ci si trova bene. Il mio migliore amico è proprio un ragazzo argentino di Buenos Aires. E lui diceva, ma io sono di Buenos Aires, ma conosci quello? Ma guarda che siamo in 12 milioni a Buenos Aires, non è che siamo in quattro gatti, perché abbiamo una Non è visione rione sotto che si casa, chiama insomma. Fabian Muller, Allora, che direi lo di saluto. salutare Lorenzo. Lorenzo, buona Pasqua a te e a tutta la famiglia. Ci ritroveremo venerdì prossimo per continuare a parlare anche dei playoff maschili, nonché di quelli femminili, perché dalla settimana dopo, dal 10 di aprile, inizieranno anche le donne. Tanti, 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 tanti cari auguri a te, Laura, a tutti gli amici che ci sono lì, a tutti quelli che amano la pallavolo, sperando che sia un momento questa Santa Pasqua di serenità per tutti, ecco, insomma, di serenità, di gioia e di sorrisi. Visto che abbiamo perso tutta la voglia di sorridere, speriamo di ritrovarla. Grazie davvero a Lorenzo Dallari e vi Ciao. ricordo tutti i giorni Ciao. dallarivoli.com con gli aggiornamenti, con le notizie e le curiosità legate al nostro mondo della pallavolo. Prima di andare in pubblicità direi di lanciare il primo servizio di oggi, riguarda proprio le finali di Challenge Cup di Piacenza. Andiamo a sentire De Cecco e Zlatanova al termine di questa memorabile finale disputata a Piacenza sotto la maglia di Vigor Bovolenta. Almeno in famiglia una coppa è arrivata stasera. Almeno abbiamo vinto, quindi arriva tutto il relax per domani e dopo ci pensiamo ancora al campionato. 12 vittorie per 3-0, un bel record. Beh, l'importante era vincere, non so come, ma l'abbiamo fatto in 3-0, siamo contenti, siamo molto stanchi, però vale la pena. MVP della serata? Non me l'aspettavo, ma volevo che vinca la squadra, non mi interessava. Sembra si sia avverato. Sì, si è avverato, è un sogno perché insomma far parte di tutta della parabola evolutiva di una società fa piacere. Abbiamo fatto sacrifici sia io che la società, sono molto contento, tornarci indietro rifarei tutto. Ma guarda, se all'inizio della Coppa ce ne accorgevamo, sì, eccolo qua, l'hai chiamato. Eccola la maglia di Vigor, ancora una volta presente su un podio, così come nelle Olimpiadi, in occasione delle Olimpiadi di Londra. Allora, vincere una Coppa senza perdere un set e avere la finale in casa
proprio nel giorno dell'anniversario di questa persona speciale, sotto la sua curva, tirare su un trofeo così è... non ho parole per esprimere la gioia, la felicità, l'emozione e insomma la mancanza di questa persona. Sono felice che siamo riusciti, sicuramente ci ha dato una grande mano. Perché l'altra Coppa Europea che avevate vinto voi l'aveva alzata proprio Vigo nel 2006 a Palma di Mallorca. La top team, è vero? Quindi è sempre qua. È qua con noi. Quanto vale per me? Vale perché da un po' che non vincevamo niente, magari facevamo delle annate buone, altre annate avevamo delle lacrime di gioia salvandoci all'ultimo set dell'ultima partita. Ricominciare a vincere qualcosa, come prima hai sottolineato tu, insomma, è importante, molto importante per la società, è molto importante per la città, penso, perché è la prima volta in assoluto che è una finale europea in casa. Sono contento perché in un momento così ci vuole una vittoria per avere lo spunto per l'anno prossimo. E questo era Zlatanov, capitano di Piacenza. Vi ricordo che il Bobo Day sarà il 1° di giugno proprio a Piacenza, però intanto è arrivata la comunicazione che il 4 e il 5 di agosto a Ravenna si giocherà sulla spiaggia con il torneo dedicato sempre a Vigor. Andiamo invece a sentire quello che è il fenomeno, allora siamo tutti, continuiamo a chiamarlo così, Samuele Papi, come ricordava Lorenzo. Vi vado a leggere i dati perché sinceramente sono talmente tanti: 12 titoli europei, di cui 3 Champions League, 2 Coppe delle Coppe, 4 Coppe CEV, 3 Supercoppe europee, e a questo bisogna aggiungere 6 scudetti, 8 Coppe Italia festeggiate con Cuneo e Treviso, quindi non solo con la maglia di Treviso. In più ha vestito la maglia azzurra 361 volte, vincendo 2 ori mondiali, Atene e Tokyo, 2 argenti, Atlanta 96 e Atene 2004, e 2 bronzi olimpici, quindi l'ultimo a Londra pochi mesi fa. Questo è Samuele Papi per tutti noi. Samuele Papi, partiamo con un'interrogazione. Sai quanti playoff hai giocato tu? No, sinceramente no, non me li ricordo, però sono, penso tanti. Allora, fino adesso te lo dico io, ne hai giocati 22, ne hai saltato solo uno quando giocavi a Falconara. Adesso ti appresti a giocare il tuo 23° playoff, con quali prospettive, con quali obiettivi? Ma le prospettive sono quelle di riuscire almeno a passare il primo turno, anche se secondo me Perugia è una squadra molto buona, che ha fatto molto bene quest'anno, però partiamo già da un vantaggio di 1-0 e dovremmo essere bravi a sfruttarlo già nella prima partita in casa loro, però sappiamo che non sarà sicuramente facile, dobbiamo stare con i piedi per terra e pensare una partita alla volta. Ecco, questa formula nuova del fatto di dare un vantaggio di una partita a chi è arrivato meglio in regular season, ti piace o no? A me sinceramente piace, perché per tanti anni la regular season veniva data come è, si giocava, però era più per trovare il ritmo, per giocare, non era determinante arrivare nelle prime posizioni, c'era il fattore campo, vabbè, in un'eventuale gara 5 che cosa, però secondo me è stato giusto dare comunque un valore alle prime 4, quindi noi siamo stati bravi ad approfittarne e ce lo siamo anche meritati, penso. Tu sei il giocatore in attività che ha disputato più playoff, quindi sei il più indicato a dire cosa cambia dalla regular season ai playoff. È totalmente un altro campionato, io l'ho sempre pensata così. Ha dimostrato i playoff nella loro storia che non sempre vince chi arriva primo in regular season, perché comunque vince chi arriva più in forma e chi in quel periodo più compresso riesce a trovare uno stato di gioco superiore agli altri. Quindi noi speriamo di trovarlo in questo periodo. Però sono sicuramente partite difficili, anche perché comunque giocando sempre con la stessa squadra ci si conosce a memoria, quindi diventa sempre più difficile la partita dopo, però ormai sono abituato a giocare questi playoff, come hai detto tu, ne ho fatti 22, ci sono giocatori da noi che non l'hanno mai fatti, però alla fine bisogna giocare a pallavolo. Piacenza, dopo un paio, 2-3 anni di attesa, è tornata ad essere la Piacenza che può ambire a qualcosa di importante. Ma questo non lo so, sinceramente siamo una buonissima squadra, abbiamo fatto secondo me un bel cammino, siamo contenti della posizione che abbiamo raggiunto, perché onestamente penso che Macerata e Trento abbiano qualcosa in più di noi,
e all'inizio di questi playoff hanno sicuramente qualcosa in più di noi, però non si sa mai, se dovessimo essere bravi a incontrare Macerata in semifinale noi ce la giochiamo, quindi questo è sicuramente, sono una squadra molto forte, però come ho detto prima, Piacenza è stata costruita secondo me bene, abbiamo le nostre possibilità e ce la giocheremo fino in fondo. Ultima cosa, cosa dovrà avere Piacenza in più degli altri per poter vincere, per poter andare più avanti possibile nei playoff? Ora, io penso che noi siamo una squadra che abbiamo dei grandi battitori, quindi abbiamo dimostrato nelle partite che abbiamo vinto con le squadre forti, abbiamo battuto bene, abbiamo vinto. Ormai la pallavolo moderna è questa, più riesci a mettere pressione con la battuta, più gli avversari hanno difficoltà. Quindi noi stiamo allenando anche questo e abbiamo 4, Holt, Simon, Zlati e Fox, che se vanno in serie, vanno in giornata, è difficile per tutti riceverla. Quindi per noi potrà essere un'arma in più e penso che siamo anche una squadra, secondo me, molto ostica anche a muro. Un po' ti dispiace di questa importanza della battuta, nel senso che 20 anni fa, quando hai giocato i tuoi primi playoff, non era almeno così importante la battuta? No, beh, la pallavolo sicuramente è cambiata molto, sono cambiati i giocatori fisicamente, ci sono giocatori più potenti, più alti. Il cambiamento era normale, magari probabilmente se venisse tolto il net forse ci sarebbero meno battute forti, perché comunque è un incentivo che ti porta a tirare più forte, però ormai le regole sono queste e la vita dei ricevitori è sempre più dura perché trovi sempre battitori che tirano sempre più forti, però è così e quindi io cerco di adattarmi alle regole che ci sono. Sei anche tu poi che rendi difficile la vita dei battitori in ricezione. Non è sempre facile, io ci provo, però ci sono volte che non si riesce proprio a ricevere perché sono bravi loro, quindi non mi arrabbio neanche, perché molte volte la bravura è talmente la bravura del battitore che non mi arrabbio e anzi faccio i complimenti, perché a volte arrivano delle battute veramente impressionanti. E questa era Samuele Papi, noi ci fermiamo un attimo prima di commentare questo discorso tecnico che ha fatto Samu, spazio quindi alla regia. Siamo nuovamente insieme, date ragione a Samu rispetto alla potenza migliorata dei giocatori in generale, dell'importanza della battuta? Nella pallavolo maschile è diventata un'arma fondamentale per poter portare a casa le partite. Difatti ieri ha giocato Modena contro Cuneo, Modena ha pagato questa cosa del servizio, sono più leggeri rispetto alle altre squadre che giocano ai playoff e anche in attacco da posto 4 fanno fatica, nel senso che lavorano molto il pallone ma non hanno dei gran picchiatori, per cui fanno più fatica a causa di questo. Il servizio nella pallavolo maschile è diventata una cosa determinante assieme all'attacco. A livello femminile, Natalia? Sì, anche a livello femminile è cambiato tanto, ma sicuramente noi non ci abbiamo quella forza maschile. Noi, il nostro è più un gioco di squadra. Anche delle immagini, intanto chiedo di mandare alla regia le immagini della squadra del Volley 2002, dell'ultima giornata, credo con Busto. Scusate. Sì, no, dicevo che anche per noi è cambiato, però comunque il nostro è un gioco più di difesa, è un gioco che si tiene su ancora il pallone, quindi è cambiato, però non così tanto come si vede nella pallavolo maschile. E che palasport hai trovato qui a Bologna, visto che ci sono fisse 2000 persone che vi vengono a sostenere, nonostante non sia stato un campionato particolarmente gratificante? No, incredibile, questo per noi, io ripeto, per noi la femminile è un po' difficile perché siamo abituati ad avere sempre meno pubblico di quello della pallavolo maschile, però veramente la prima partita mi è sembrato incredibile, perché io la prima cosa che ho detto, un palazzetto così grande sarà molto difficile di sentire il calore del pubblico, invece si sente come, ci sono tanta gente. E come hai detto te, non è un campionato che è andato benissimo, quindi è veramente sorprendente, è veramente da applaudire a questa gente che ancora adesso viene al palazzetto ogni domenica e viene a tifare per noi.
Volley 2002 che ha avuto l'infortunio gravissimo della Svetanovic, che ha già ripreso in qualcosa in palestra, adesso sta facendo, l'ho intervistata domenica dopo la vostra partita, almeno batte, ha detto l'importante è tornare in palestra con le mie compagne e prendere in mano il pallone e poi proseguire ovviamente con la mia rieducazione. Siete intanto appunto con il mercato, arrivate tu e la Lipicer che avete cambiato, come dicevamo prima, il volto del gioco della squadra di Beltrami. Lo stesso credo Alessandro, chi ha visto da coach e da appassionato, chi ha visto lavorare Alessandro, se non me ne voglia Alessio Simone, però ha portato un altro tipo di esperienza, forse anche questa maturata all'estero, che le ha dato un passo in più per gestire una squadra da stravolgere settimana dopo settimana. Viene dalla scuola di Guidetti, nel senso che lui ha fatto lo scout a Giovanni, lo fa tuttora nella nazionale tedesca e quindi ha vissuto tante competizioni internazionali insieme a Giovanni, ha fatto bene a Chieri e sta facendo bene anche a Bologna. Pedulla, giusto? Credo che abbia lavorato all'inizio, prima di Giovanni, faceva con Pedulla. Comunque, tutti allenatori molto abituati anche a lavorare con le giovani, a crescere le giovani. Sì, sicuramente, tanto merito a lui questo cambiamento della squadra, perché veramente lui è un po', per certe cose, un po' nervoso, una persona che vuole e pretende tantissimo, quindi è giusto, è molto difficile, come dicevi te, con delle persone molto giovani, perché a volte non sono abituate a tenere la testa per tanto tempo di allenamento o a dare il massimo. Voi siete in 15-14 adesso, sì, ad allenarsi, tantissimi. Quindi non è neanche facile. No, questa è sicuramente è stata una delle prime sue difficoltà, no? Perché è uno anche che vuole sempre coinvolgere tutti i 15-14 atleti, quindi non è facile per un allenatore. Quindi sicuramente a lui tanti complimenti, perché veramente ci sta prendendo e ci sta portando verso, credo, la strada giusta. Paolo, vediamo se riconosci la persona che è al telefono, ti abbiamo voluto fare una sorpresa. Buonasera. Buonasera a te, amica mia. Buonasera. Dai, Paolo, con questa voce non puoi non riconoscerlo. Riccardo Perilli, benvenuto a Top Volley. Allora, grazie mille, Laura, di questo invito e buonasera, Presidente. Sai, c'è anche il pitone? No, boa. Dov'è il boa? La storia dei serpenti ormai è finita, però. Chiedo alla regia di alzarci il ritorno in studio perché è bassissimo. Perché ricordiamo, Riccardo quando è arrivato a Bologna era famoso, credo a Milano, giusto? Giravi con il boa anche negli spostamenti in pullman della squadra. Sì, è purtroppo è una cosa che, non dico purtroppo, però nel senso che ancora mi, così, vengo ricordato a volte per quel particolare lì, no? Che in realtà è legato molto a quando al fatto che avevo 18 anni, quindi non è così, è diciamo così un qualcosa che mi lega così a un po' di gioventù. Invece allora ricordiamo Paolo che Riccardo ha giocato qui. Esatto, lo ricordo come medaglia di bronzo ai campionati italiani di beach volley quando si faceva ancora il 4 contro 4 e grazie a Riccardo che poi ha fatto questo esploit nel beach. La squadra era buona, c'era Rimondi, Masetti, eccetera, Mechini, Riccardo, un bello squadrone che poi ci rubarono anche una partita, se no abbiamo fatto addirittura la finale, quindi è vero, ti ricordi. Quindi. Riccardo, poi in realtà tu hai fatto un bellissimo percorso proprio con il beach volley, non più tardi della scorsa estate hai rivestito la maglia azzurra a distanza, mi sembra, di 6 anni, perché l'avevi lasciata nel 2006, quindi hai diviso la tua carriera tra indoor e beach. Sì, in realtà sono sempre state queste due discipline, un po' così, la parte così, ciò a quale ho dedicato maggior parte del mio tempo e alla fine da entrambe le parti ho ricevuto delle grandissime soddisfazioni. Adesso, siccome stiamo parlando così di Bologna, mi ricordo invece una cosa molto bella legata a parte al fatto del presidente Penazzi, che è uno dei presidenti che ritengo che amano la pallavolo più di quelli di chiunque altro abbia mai conosciuto, per cui questo qui è un complimento davvero che le faccio col cuore, del fatto che con l'accordo di Ferrara noi siamo detentori di un record della partita più lunga nella storia della pallavolo da quando c'era il cambio palla. Aspetta, perché è rimasto sorpreso, l'hai preso in contropiede, Ricky. Questo non lo sapevo. Sì, tu hai tutte le statistiche di 30 anni di carriera, Paolo. Italiana è Sira Falconara Conad Bologna di quell'anno, che era il 3 gennaio del 99, che è durata 3 ore e 11 minuti. Quindi alla fine, dopo quella partita lì, hanno inserito il point system. Hai ragione. 3 ore e un quarto, secondo me, non ce la facevano più davvero neanche ad applaudire le mani. Natalia, ma ho Riccardo in casa o il boa? Come funziona la cosa? No. Adesso lui sta giocando anche la sua altra carriera, lui sta facendo adesso, è passato al dottore, il dottore in podologia, e io sono tornata alla sua ex casa, a Bologna.
No, nel senso che lo accetteresti anche con un boa, lo prenderesti in casa. Sai, si conta la fidanzata, magari un cagnolino magari. Sì, un animale un po' diverso, sì. Perché purtroppo, nel senso, Natalia mi ha conosciuto soltanto in questi ultimi anni, no? Siamo insieme ormai da quasi 5 anni. Però tutte le volte che chiaramente incontro qualcuno legato al mio passato gli dice: ma sai che lui era biondo, sai che lui aveva un boa, sai che lui usciva tutte le sere. Alla fine adesso lei mi ha conosciuto, dottore, serio, che non esce più, e quindi lei dice: ma a chi devo credere? A Riccardo di adesso? No, infatti, le foto le abbiamo fatte vedere che eri biondo, quindi quelle... Ogni volta che sente qualcuno lui dice: no, ma non credere, non era così, Va bene, ormai è passato. No, perché abbiamo fatto finta tutta la puntata di non sapere che Natalia era la fidanzata di Riccardo Fenini, perché volevamo fare questa carambata al presidente facendo in realtà Riccardo nasce dal bullying, perché allora Paolo, bisogna dire che lui è stato campione italiano di bullying quando era ragazzino, poi la pallavolo è arrivata e l'ha rubato a quelle piste, vero? Con quel fisico lì poteva fare quel che voleva, secondo me. No, grazie presidente. Sì, in realtà quello lì del bowling fu una cosa legata chiaramente anche alla mia famiglia, quindi un qualcosa dove fin da piccolo mi ero trovato con la palla da bowling in mano. E da lì poi era nata questa carriera, che però poi dopo è stata sostituita da quella della pallavolo, per poi così essere stata poi di nuovo sostituita da quella del beach volley. E quindi così, insomma, se n'è fatta abbastanza. Adesso, appunto, come diceva prima Natalia, da appena 2 giorni Riccardo ha inaugurato un studio di podologia, si è laureato in questa materia sicuramente interessante, sicuramente anche però strana, se vogliamo, quindi continua col percorso di Riccardo Fenili un po' fuori dalle righe. Me lo passi, Ricky, questa cosa? Sì, in realtà è una podologia anche legata molto all'aspetto sportivo, in quanto sono un podologo, anche legato molto anche all'aspetto della posturologia, e ho fatto uno studio che tra poco verrà, insomma, potrà essere, insomma, pubblicato sulle varie riviste internazionali mediche, per il fatto che è stato fatto questo studio su 60 atleti professionisti di pallavolo, proprio per capire in che modo il piede del pallavolista subisce dei sovraccarichi legati poi all'attività, legata anche ai singoli ruoli. Quindi in realtà ho un po' unito la mia esperienza di pallavolista a quella che sono le conoscenze scientifiche di una laurea in podologia che ho conseguito, insomma, un po' di tempo fa. Ah, quindi avete domande per Riccardo? Non facciamo come ha fatto qualche settimana fa una collega di Sky, che le è arrivata in diretta la richiesta di matrimonio. Non evitiamo, però Ricky, andiamo avanti con le cose tecniche. Nessuno, coach, non hai domande per Ricky? Te lo ricordi, giocatore? Sì, no, ma chiedigli perché riceve così male, chiedi perché, qual è il motivo per cui è scarsa in ricezione, chiediglielo. Riccardo, tu sei stato uno dei primi liberi, giusto? Perché 98-99 più o meno è stato i primi anni che sì, è nata quella figura. Il primo anno in cui così appariva questo nuovo ruolo, che all'inizio, tra le altre cose, è stato fortemente, insomma, criticato un po' da tutta la stampa, un po' da tutti. In realtà io l'ho fatto anche perché io altrimenti sarei rimasto giocatore di A2. Non sarei mai riuscito a giocare in A1 per i miei mezzi fisici, perlomeno per come stava l'attacco. E siccome invece ritenevo comunque bellissimo poter giocare in A1, ho sposato appieno quel ruolo che mi ha fatto poi arrivare fino al nazionale di indoor. E quindi così, insomma, io l'ho amato e lo amo ancora adesso, e ritengo che sia un ruolo bellissimo della pallavolo. Ricky, quanti scudetti hai vinto con il beach? 24. Ecco, visto che prima abbiamo parlato di Samuele Papi, che aveva vinto tutto, c'è anche qualcuno nella beach che ha fatto altrettanto. Un piccolo percorso l'abbiamo fatto anche insieme ai tempi di RCS, ci trovavamo tutte le estati proprio per seguire quel campionato. Hai cambiato un po' di compagni, ma credo che Galli sia stato quello principale. Sì, sicuramente Fabio Galli, e adesso ultimamente anche Riccardo Giumeni, che secondo me Riccardo è stato ancora forse addirittura più bravo anche di Fabio, per il fatto che è riuscito a farmi vincere uno scudetto l'anno scorso, nel momento in cui non lo facevo più come lavoro, comunque come professione unica. Quindi secondo me in questa cosa devo, insomma, molto a Giumelli, che mi ha dato molto entusiasmo e piacere di giocare, cosa che inevitabilmente nel momento in cui si inseriscono altre attività è chiaro che il tempo per allenarsi viene meno. Domanda allora per Ricky, o lo salutiamo, lo lasciamo? Volevo fargli la domanda a Pepata: qual era il migliore compagno che aveva avuto in carriera, però mi ha già risposto, per cui no, beh, alla fine sì, in realtà lui, come molti altri, ma alla fine molto il beach volley, cioè io non denigro assolutamente neanche il 4x4 che abbiamo fatto quella là insieme, per cui ho dei ricordi, per esempio, del mio amico Giorgione Masetti, bolognese doc, che capitano per tanti anni della Zinella.
Come, scusa Laura? Capitano per tanti anni della Zinella, per chi magari non seguiva. Che oltre a essere un giocatore molto bravo, insomma è anche una persona squisita, e cosa aveva praticamente? Aveva delle grandissime doti anche sulla sabbia, e quegli anni lì con lui abbiamo veramente fatto molto bene. Quindi per dire, non ho un... mi piace ricordare che ho avuto tantissimi episodi belli con tantissimi giocatori differenti. Riccardo, grazie come sempre della tua disponibilità, ti aspettiamo sotto le due torri sia per vedere giocare Natalia ma soprattutto per andare a vedere la Zinella di B2 al Pala Copernico. Ma lui l'ha vista, si è fracassato l'altro anno, sì, lo so, ha giocato contro di noi, perché Riccardo non che non venga a vedere la Zinella di B2, che stia... No, quest'anno non siete nello stesso girone. Cara Natalia, che più carina. Non siete nello stesso girone, giusto? Perché lui gioca a Cavallone, quindi... Non si sente la mancanza. Obiettivamente Natalia, da 1 a 10, quanto bella... Scusa Ricky. Violini. Da 1 a 10, quanto bella è Natalia? 15, scusa, te lo dico io da donna, così non metto in difficoltà gli uomini, va bene? Ok, però non è sola, c'è qua un ragazzo del 90 di fianco a lei, non so con chi esca dopo. Cioè, non vorrei dire, l'ha detto stampa, mi fa litigare la famiglia Fenili, che sennò... Come il boy, Ricky, un grande abbraccio alla tua mamma, alle tue sorelle, a tutte le nipoti, ma nel ricordo del tuo papà, perché sai che lo porto sempre nel cuore. Grazie mille Laura, un abbraccio davvero grande a tutti voi e bocca al lupo a tutti. Grazie a Riccardo Fenili, lo aspettiamo allora a Bologna. Paolo, visto che abbiamo parlato della tua B2, parliamo anche dell'Under 19, perché la B2 facciamo finta di niente come sempre. Passiamo direttamente alle finali Under 19 di domenica scorsa, sì, a Modena. Però voglio fare due passi indietro, prima per fare i complimenti, che non ho avuto modo di farlo prima, più che al Piacenza, Papi, Zlatano, a Molinaroli, perché ci ricordiamo che a Natale voleva abbandonare per il problema del caso Simon, ha tenuto botta e... il risultato è stato questo, quindi complimenti a Molinaroli. E poi volevo dirti del piccola stretta al cuore che ho visto vedere il Palazzo dello Sport, perché in effetti 2.000 persone, quante sono, però ai tempi nostri facevamo 5.000 persone quando giocava contro Parma, Gianni e compagnia bella, e ancora prima, ai tempi dello Scudetto, 7.000 persone. Ragazzi, non si trovavano i biglietti, voi non quindi ci crederete, ma dire io che seguivo vuol da dire loro, che c'è una fama, sia una fame che una fama di pallavolo che giustifica il fatto che vadano in tanti a vederlo, mi fa solo piacere, peccato non essere noi protagonisti, però sono contento che qualcuno tenga alta la fiammella. Fatto queste due premesse, volevo dire l'Under 19, sfortunati come al solito, perché in effetti la B2 sì, sta andando male, ma è anche, ci manca sempre il miglior giocatore che si fa male, Bucciolo si è fatto male prima di andare a Camaiore, De Carlo si è fatto male prima dell'ultima partita col Sassuolo, quindi siamo anche un po', devo andare a Lourdes più che al Sacro Cuore, che è di fronte alla mia farmacia, mi sa... E anche con l'Under 19 abbiamo tre palleggiatori, ha giocato il terzo perché sia Medici ha avuto dei problemi, sia anche Soli, anche lui. E quindi abbiamo giocato col terzo palleggiatore, abbiamo tenuto a botta un paio di set, poi dopo alla fine perso 3-0, però il piacere comunque di giocare al Pala Panini è stata una cosa comunque gratificante. Poi la Zinella, come da pagina di giornale appena adesso inquadrata, è sempre qua che sta mettendo basi per il futuro, questa è un'intervista che ha fatto... oggi il nostro co-presidente Alessandro Trivellone, che lui è molto ottimistica, dice che l'azienda già lavora per il futuro, lavorerebbe io direi, perché stiamo cercando come al solito gli investitori per sfruttare tutti i prestiti che abbiamo, per cercare al limite di essere anche reintegrati e avere questo futuro che da 40 anni ce l'abbiamo ma difficoltoso, e quindi speriamo che qualcuno accetti gli appelli. Intanto ci gustiamo quest'Under 19 comunque in finale regionale, così come l'Under 17, l'Under 15, l'Under 14, l'Under 62, anche noi siamo terzi in campionato. Quindi il nostro settore lui gioca ancora, bravo, beh, essendo bravo, presidente non metto in panca nessuno, non salto più un tubo, giusto, di niente, faccio mano fuori molto peggio di Papi, però me la cavo ancora. Domani ovviamente la B2 non gioca, quindi abbiamo quei Luca, anche perché è riuscito, sono riuscita a rubarti dalla palestra, perché tra selezioni provinciali, la B2 dell'Atletico, partiamo dalle piccole o vuoi partire dalle grandi? Partiamo dalle piccole. La selezione provinciale che sta già lavorando per il trofeo delle province, sì, che ci sarà l'11 di maggio. Abbiamo lavorato intensamente fino a una settimana fa, finendo con un trofeo a Piacenza, dove erano presenti Modena, Reggio Emilia e Piacenza. Ed è stata la prima uscita ufficiale? Sì, sì, è andato molto bene. Adesso le ragazze stanno giocando la fase regionale, che è abbastanza corposa come impegni, per cui ci troveremo con le società mercoledì sera per cercare di mettere giù un calendario per prepararci al meglio al trofeo. Però ci sono dei belli elementi. La squadra molto cambiata? Come c'è stato un salto di categoria? Sì, rispetto all'anno scorso c'è una ragazza. C'è una ragazza presente nelle 12. Il gruppo è dei 99 con qualche 2000.
Adesso ho ristretto il gruppo a 16, dovremo arrivare a 12 una settimana prima della partenza per il trofeo. Che sarà sempre a Cesenatico? Sempre a Cesenatico, sì, sempre a Cesenatico. Quest'anno rispetto all'anno scorso abbiamo una squadra molto fisica. Abbiamo nelle 16 sei elementi sopra al 1,80 m, 1,80 m, 1,82 m, per cui c'è del bel materiale. Magari non tanto per il trofeo adesso, ma per una crescita futura, che è quella la cosa essenziale. È stato il gruppo che ha visionato anche Mencarelli quando è venuto a Bologna? Mencarelli ha guardato alcune di queste giocatrici, sì, perché nel concentramento che ha fatto Mencarelli non erano presenti tutte, e lui guardava di più le annate 98-97. Qualche 99 l'ha vista, perché meritano a livello fisico. A livello di nazionale c'è anche il Volley 2002 che spera di inserire una propria giocatrice, che è la vostra giovane palleggiatrice, la Carraro, che ha già fatto parte del Club Italia. Natalia, domani allora si riposa, tutte le altre invece giocheranno, tranne Bergamo, perché con il ritiro di due squadre, Crema e Modena, ovviamente due squadre come ogni turno si riposano. Voi siete tra queste, pronte per poi andare a Urbino sabato prossimo, sempre alle 20:30, e poi da mercoledì, quindi il 10 e il 13 mi sembra, si gioca contro la settima, perché a questo punto il nono posto è impossibile da recuperare, quindi certo. Chiuderete sì, noi ci stiamo allenando, domani infatti avremo un allenamento, poi faremo stop anche per la Pasqua, e poi si ricomincia da martedì, si ricomincia a mille, come si dice da noi. Per il nostro obiettivo è arrivare a Pesaro nella forma migliore. Sicuramente Urbino sarà un test importantissimo per noi a livello di testa e a livello di gruppo, di gioco di gruppo. Quindi stiamo lavorando tantissimo, come ho detto, abbiamo molta ansia, vogliamo giocare queste partite importanti che abbiamo contro Pesaro, perché siamo consapevoli che sicuramente non andrà, o speriamo che non andrà a finire come l'ultima partita che abbiamo fatto contro di loro. Noi ci abbiamo tanta voglia, stiamo crescendo partita dopo partita, allenamento dopo allenamento, quindi bisogna giocarla per dimostrare tutto quello che stiamo facendo. Anche con Marina Svetanovic, domenica dopo la partita con Busto abbiamo commentato che forse è mancato un po' di cattiveria contro le campionesse d'Italia, ci si aspettava forse un approccio un po' diverso. Sicuramente. Avete già la testa concentrata sui playoff? Sì, sicuramente. Così. Poi tutte le partite sono da giocare. Poi sicuramente questa è una partita come la che abbiamo visto. Busto è una squadra prima in classifica, con 33 punti se non di più, è una squadra che è stata fatta per vincere, una squadra dove la base del gruppo è unita da 3 anni, quindi è una squadra completamente diversa dalla nostra, ha obiettivi diversi, quindi questo sicuramente la partita di domenica si è visto. Dispiace perché noi avevamo lavorato bene durante la settimana per riuscire a fare una partita sicuramente al nostro pubblico, per darle una partita un po' diversa. No? Tante cose siamo riusciti a farle, tante altre no, però va bene, questo è il gioco. Poi sicuramente loro, ripeto, sono stati bravi anche a metterci la pressione giusta e a farci sentire che loro sono la prima squadra. Quindi complimenti a Busto, niente, noi dobbiamo continuare a lavorare, perché come ti ho detto, per noi l'importante adesso è la partita contro Pesaro, due partite contro Pesaro. Comunque in casa vi ricordo si giocherà il 10, quindi mercoledì sera alle 20:30, non è proprio la giornata migliore forse per trovare parcheggio in zona Paladozza, lo sappiamo, però è necessario avere Bologna vicina alla Volley 2002 proprio per tifare per queste ragazze, perché non è detto che non arrivi l'impresa. Paolo, dicevamo allora questa parte finale. Ti aspettavi ieri Latina che riuscisse a ribaltare un po' la serie con Macerata, quindi andare sull'1-1? No, non me l'aspettavo, effettivamente fa piacere, perché tendenzialmente i playoff, dice Papi, che non capitano sempre novità, invece sono quasi sempre scritti effettivamente. È capitato qualche volta che l'ottava battesse la prima, eccetera. E questo caso ha dimostrato che effettivamente l'equilibrio c'è, Latina è una TAN, mi ricordo, abbiamo giocato spesso anche noi e ci può stare effettivamente. Poi Macerata mi sembra un morale, una squadra argentina loro probabilmente, che in effetti hanno tanti alti e bassi eccetera, e quindi io credo che
a gioco lungo ce la faranno sicuramente, anche perché partono poi dall'1-0. Diciamo che più si gioca meglio è per il Movimento, e quindi che siano playoff combattuti, non scontati. Ma vi piace questa formula di partire con quella davanti, sì, già con una partita praticamente abbonata senza giocarla? Sì, mi sembra abbastanza giusto, perché sennò il campionato, certo, che senso ha? Uno fa 4 mesi di regular season, poi è 0 vantaggi, quindi no, qualcosa ci deve essere. Quindi o partono da più 5 per arrivare ai 25, oppure secondo me ha più senso così come è stata fatta. Quindi proporresti anche nella femminile, Natalia? Sì, sicuramente, per me questo è valioso, anche perché le prime 4 squadre, come ha fatto, come lui ha detto, hanno fatto un campionato per essere lì, quindi io penso che devono essere premiate, come si può dire, no? Già questo set in vantaggio, questa partita in vantaggio, penso che è una grande cosa, sì. Luca, chiudiamo con la tua B2, con l'MT Atletico. Che campionato state facendo, avete fatto e farete da qui a metà maggio? Ma allora, eravamo in difficoltà fino a un mese fa. Adesso ci stiamo riprendendo, siamo usciti dalla zona rossa, tra virgolette. Abbiamo 4 punti sopra la zona rossa, adesso abbiamo 26 punti. Ci aspettano 5 partite, che sono 5 finali, perché comunque quei punti di vantaggio non ci garantiscono ancora niente. Siamo in crescita, iniziamo a costruire un buon gioco, iniziamo a divertirci soprattutto, per cui cercheremo di fare un finale ancora in crescita per cercare, oltre che staccarci definitivamente da questa zona salvezza, di finire il campionato con la massima grinta e la massima voglia di dimostrare che possiamo fare bene. Quindi dove giocate sabato, non domani ma la settimana giochiamo prossima? Domenica. Ah, domenica. Sì, giochiamo domenica alle 18, derby con il CLA Imola. A Imola? Sì, quindi sarà quindi un derby. Quindi aspettare il tabellino. Infuocato, esatto. Anche perché se perde rischia, perché c'è un presidente che è carico da matti, cioè il famoso Valentino Rende, che è una persona stupenda, uno dei pochi imprenditori che ha sposato la causa della pallavolo, ahimè femminile non maschile, lo conosco personalmente, gli faccio un saluto e credo che sia veramente un personaggio che valga la pena di avere, perché credo che abbia un entusiasmo durante le partite anche notevolissimo, sì, anche troppo. È un gran tifoso. È un gran tifoso competente anche. Bisognava avere un altro di Penazzi, solo tu volevi vedere. Sì, ma però è giovane, ha 40 anni, dagli tempo, c'è quella cinquantina d'anni anche a lui. Allora, noi ne approfittiamo anche per salutare il patron del Volley 2002, Camorani, che quest'anno ha portato la 1 sotto le due torri. Ci sono delle voci che vorrebbero che ormai in partenza verso Modena. Speriamo che invece il progetto possa andare avanti qua in lei città. Lei tornerebbe a Modena un'altra volta, no? Da tutt'altra città, la città resta quella, ma la società sarebbe totalmente differente. Poi con Camorani tu sei arrivata proprio a giocare in Serie A, sì, giusto Natale? Sì, il primo anno che sono venuta qua in Italia sono venuta da lui, quindi lo conosco ormai. Allora, grazie a Paolo Penazzi, buona Pasqua. Buona Presidente. Pasqua a tutti, ciao. Natalia, grazie davvero, grazie. Spero che tu abbia qualche giorno per fermarti, che Alessandro Beltrami non mi porti in palestra anche con la colomba. No, come ho detto, noi ci abbiamo questo weekend libero, è venuto proprio giusto, e la mancanza, vabbè, peccato di Modena, vabbè, che non giochiamo. E se non saresti qua, vediamo i lati positivi. Quindi siamo liberi questi weekend e niente, quindi un po' di riposo, un po' di relax per poi ricominciare. Grazie davvero di essere stato nostro ospite questa grazie sera. Grazie a voi. Coach, grazie. Ricordiamo i corsi per allenatori che sta facendo la federazione, sono già partiti, ormai ci saranno gli esami. Sì, a maggio. A fine maggio abbiamo gli esami. Senti, torni però a raccontarci anche del trofeo delle province, come è andato? Se posso, molto volentieri. Luca, in bocca al lupo per il tuo MT e per le tue giovani. Grazie a tutti voi e allora buona Pasqua dalla nostra redazione. Noi ci troveremo venerdì prossimo. Intanto vi saluto ricordandovi che è arrivato un ennesimo, per fortuna, positivo comunicato medico, bollettino medico su Saranzanello. Sta meglio, la situazione immunologica non è ancora del tutto risolto, quindi aspettano a sciogliere la prognosi. Però buona Pasqua anche a Sara, che sia davvero tutte giornate positive. Grazie a tutti voi, buona settimana. In collaborazione con